Buongiorno e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola con Silvia. Allora, quest'oggi farò una ricetta che mi sono inventata questa mattina e faccio una bella cheesecake senza cottura con crema al pistacchio e yogurt al cocco, ok? Che bella voce squillante questa mattina. Sì, perché se no tu mi dici che non parlo abbastanza alta voce e quindi di conseguenza prima di sentirti dire di nuovo che non lo faccio... Brava! Così mi piace. Allora, abbiamo qui 400 grammi di biscotto, biscotti normali, secchi, quelli che volete, potete usare anche gli Oro Saiba, come volete voi. Noi abbiamo utilizzato i fondi di sacchetto grossi. No, non sono fondi di sacchetto, in realtà ho comprato un pacco di biscotti e li ho trovati tutti in queste condizioni, come vedete. Allora, che cosa ci si fa? Non si possono inzuppare nel latte perché sono tutti pezzettini, il pappone non piace a nessuno. Facciamoci la cheesecake. Brava. Così sono tutti contenti. Poi abbiamo qua 175 grammi di burro a basso contenuto di colesterolo, mi raccomando, della crema al pistacchio, l'agar agar, di cui andremo... Che cos'è l'agar agar? L'agar agar è un addensante gelificante. Diciamo, invece di mettere la colla di pesce uso questo e, insomma, ecco una cosa. Ma che si può fare anche con la colla di pesce? Si può fare anche con la colla di pesce. In questo caso l'agar agar andrò a mettere 4 cucchiaini per la quantità di yogurt e di panna vegetale che userò. Dicevo, 2 vasetti di yogurt al cocco, sono da 150 grammi questi, non da 125, quindi 300 grammi, e 400 grammi, questo è da 500, quindi ne utilizzerò solamente 400, di panna da montare. Questo è zucchero a velo, aggiusterò di dolcezza, diciamo, una volta fatto il composto, perché non voglio che risulti sciocco, va bene? Sciocco, eh sì. Qui ho bagnato un foglio di carta da forno e l'ho messo dentro una teglia, come vedete, in maniera che così aderisca bene alle pareti e non mi crei troppi problemi. Purtroppo la nostra cerniera, il nostro stampo con la cerniera tonda è deceduto definitivamente per il troppo utilizzo e quindi nel frattempo utilizzerò questa qui. Quando raggiungeremo i punti al supermercato? Esattamente. Tra utensili, vabbè, è una tragedia. Allora, andiamo a procedere. Prima di tutto frullerò questi biscotti. Non li pesto con le mani né nel sacchetto, li andrò a frullare, ok? Frullati tutti i biscotti, ci rivediamo qua su questi schermi. C'è un motivo particolare? A me piacciono più fini. Madonna! Penso che più... Un più, motivo più chiaro di più questo chiaro di questo. A posto. Perché lo dico io. Esatto. Punto. E basta. Ci vediamo tra poco. A biscotti frullati. Allora, tritato tutti quanti i biscotti. Abbiamo fatto fondere il burro e adesso, un pezzetto è rimasto intero, va bene? Per farvi sapere che era burro. Certo. Che sono magari un po' di dire che cos'è quel liquido e burro. Ecco qui. Adesso andiamo a mescolare ben bene il burro. Dopo aver capito il motivo della tritatura dei biscotti. Il burro con i biscotti. Questo lo sciogliamo a mano, ecco. La delicatezza che contraddistingue A Tavola con Silvia. Ok. Benissimo. Adesso vado a mettere biscotti e burro nella tortiera che ho preparato. E voilà, sto mezzo chilo dei biscotti. Sì, perché voi dovete sapere che quando faccio la cheesecake, la prima cosa che vanno a vedere i miei figli è quanto ha di fondo. Perché se faccio il fondo basso, ci rimangono male. Allora, ho aumentato le dosi, come vedete,
del fondo. Non ci sarà spazio per la parte bianca. Sì, assolutamente sì, ci sarà il fondo. È solo biscotto. Adesso livellate bene e pestate bene con il mestolo in maniera che non rimangano spazi né vuoti d'aria, eccetera, eccetera. Poi mettete il composto in frigorifero per almeno mezz'ora nella parte più fredda. Quindi, così si raffredda con mezz'ora di frigorifero? Sì, perché il burro si raffredda, si solidifica e di conseguenza anche il biscotto. Allora, dicevo, adesso questa la mettiamo in frigo. Nel frattempo andrò a preparare gli ingredienti per fare la crema. A posto, a fra poco. Allora, adesso andrò a montare la panna vegetale e quindi non vorrei farvi sentire il rumore, però insomma purtroppo devo farlo. Ecco, manco funziona, perfetto. Per l'altra. Sì, ho sbagliato presa. Il bello della diretta, fantastico. L'odore è spizzi dappertutto, ma questo è. Dicevo, andiamo a montare la panna e ci rivediamo quando dovremo aggiungere poi lo yogurt, la crema di pistacchio e di conseguenza la agar-agar. A dopo! Abbiamo cambiato recipiente, l'ho messo direttamente nella planetaria perché mi rimaneva più comodo, perché con le fruste stavo facendo schizzi dappertutto e io non sopporto gli schizzi, quindi ho dovuto ripulire tutto quanto. Ok, detto ciò, adesso vado ad aggiungere lo yogurt, quindi 300 g di yogurt al cocco, e nel frattempo in un pentolino sto facendo scaldare l'acqua per mettere i 4 cucchiaini di agar agar. Vi ricordo, 100 ml di acqua, 4 cucchiaini di agar agar. Ci vediamo tra un po'. Allora, ho fatto sciogliere la gelatina, vi faccio vedere com'è diventata, piuttosto densa, però non leggermente cremosa, ok? Adesso la giriamo ancora, facciamo in modo che raffreddi un pochino prima di metterla ovviamente nella panna e nello yogurt. Quindi l'andrò a rimettere un attimino sotto le fruste, aggiungerò la nostra crema di pistacchio. Mi raccomando, 2 cucchiai dentro al composto e poi ne teniamo una parte per fare delle decorazioni sopra, va bene? Ci vediamo dopo. Eccola, la crema è pronta, adesso la vado a mettere sulla base di biscotti che avevo fatto precedentemente e quindi ci rivediamo una volta composta la torta. A dopo. Eccola qui, è pronta, cremosissima, verdolina. Adesso... è pronta per essere assaggiata? Sì. Adesso visto... farei partire un pezzo. Sì, sicuramente, perché il biscotto, ecco, è a punto. Scusate, noi il biscotto lo facciamo più alto del dovuto e questo è il risultato. Ecco qua. Che ne dici? Non si sente? Molto buono. Parla per alta voce. Così come fai tu? Esatto. Il pistacchio che sta benissimo. Meno male. Signori, buona serata. E ci vediamo alla prossima ricetta. Ok. Ciao a tutti. Ciao.